visto che è bello carico, allora volevo un blitz. Ringrazio Daniele Longo di calciomercato.com che passa a trovarci, perché lui è dietro a questa cosa di Kefren Turam. Poi andiamo sulla Continassa, grazie a Giovanni, eccetera. E dietro a questa cosa di Kefren Turam, lo metto qua in mezzo col suo faccione. Daniele, ben ritrovato, grazie. Ben ritrovati a voi, buon pomeriggio a tutti. Senti, tu segui il Milan, tanti ti seguono anche su Twitter, calciomercato.com, eccetera. Sei un super inviato Milan, eccetera. Sei già venuto a trovarci altre volte. Da un po' di settimane, però, sei anche molto dietro questa cosa di Kefren Turam Juventus. Non so se ti è arrivata in mano, tra virgolette, quasi per caso, e poi hai continuato a lavorarci, oppure se, come dire, ci sei arrivato. Perché è stato già un qualcosa che in estate, col lavoro sul calciomercato, avevi in mano, ma vedo che hai insistito anche a mercato chiuso. Ci puoi dire qualcosa di più? Ma guarda, allora, in quest'estate in realtà su calciomercato.com ne ha parlato molto e spesso anche una conoscenza delle vostre live, del vostro salotto, che è Nicola Balice. E lui mi ha sempre detto, guarda, che da quello che abbiamo capito, che Frantulam dovrebbe essere in linea teorica, perché poi ci sono diversi aspetti da considerare che poi analizzeremo dopo, l'obiettivo principale. Poi no, l'altro giorno parlando, una telefonata, vi racconto questa cosa, parlando un'ora al telefono con un agente che è un giocatore nel Milan, parlavamo di questo giocatore del Milan, Ecco, ecco. e mi dice, guarda Daniele, ti dico una cosa, parlavamo così in generale dal nulla, è uscito e mi ha detto, guarda che secondo quello che mi hanno detto, la Juve prende Thuram la prossima stagione, perché Marcus dall'Inter, no, che bello. E dicono pure, e mi dice pure, guarda che la Juve è convinta di andare in incontro con lui, anche se ha già una valutazione molto elevata, l'anno scorso c'era stato l'esperto di Liverpool, però la Juve è convinta che prendendo lui prende un top player, ti dico, su quel range, su quel livello dei Tchouaméni, dei Camavinga, quindi un profilo molto molto alto, decisamente alto, anzi alcuni dicono che abbia anche delle prospettive più alte. Chiaro, adesso gioca nel Nizza, anche se il Nizza quest'anno con Farioli è da seguire, e soprattutto anche lui si abituerà, anche se ha già avuto dei buonissimi allenatori in passato, anche a un'idea di sviluppo del gioco, un'idea tattica più italiana, diversa comunque da quella francese, che è meno, anche se ti dico, Moncada ci dice sempre che gli piace, non solo perché vabbè, conosce quel mercato lì, ma gli piace pescare in Francia perché come cultura di gioco, come cultura tattica, non siamo così diversi, siamo profondamente diversi dagli inglesi, molto diversi anche agli spagnoli, ma con i francesi, con il calcio francese c'è una linea di congiunzione. Quello che sappiamo noi è che sicuramente, se credo di non essere smentito, se Ma dovessi dire scusa, valutazione oggi 50? Prima sì, oggi 50, richiesta, questo diciamo. è una valutazione importante. Sappiamo che la Juve a gennaio, da quello che abbiamo capito, probabilmente farà poco, continuerà con questa missione che Giuntoli sta portando avanti con successo, cioè di abbattere i costi, di ridurre i costi, però a centrocampo serve un giocatore, serve, cioè se la Juve deve individuare oggi il reparto dove concentrare lo sforzo maggiore, io credo che lo sia proprio a centrocampo, perché manca quel giocatore che ti può far fare il salto di qualità. Quest'anno abbiamo rivisto il Chiesa e siamo contentissimi tutti, tifosi della Juve o non, perché è ancora buonissimo per la nazionale. Stiamo rivedendo il Chiesa dei vecchi tempi, piano piano, perché ci vuole del tempo, ma anche se è interessante questa nuova posizione più vicino alla porta. Vlahovic sta tornando piano piano, quello dei vecchi tempi. In difesa comunque ai Bremer, Danilo, io credo che se devono concentrare, se devono fare uno sforzo, lo faranno su di lui. E ti dico, le relazioni che hanno tutti gli scout dei maggiori club europei, che Frank Thuram, sono tutte straordinarie. Non ce n'è uno che dice, sai, sì, è forte, ma non lo vedo da Manchester City, non lo vedo da Liverpool, non lo vedo da. E poi va non solo la forza e il talento del giocatore, va anche contestualizzato nell'idea che puoi proporre, nella proposta di gioco che ogni squadra ha. Quindi Thuram è forte per tante situazioni di gioco, e questo secondo me lo rende, non dico unico in questo momento sul panorama europeo, ma di quei giocatori che non devi andare a prendere dalla big, che già sono in una big, credo che sia uno dei pochi che puoi andare con decisione. E io credo che la Juve comunque ci stia ragionando in maniera concreta, stia comunque va studiata poi come una
una vera e propria trattativa, perché ce l'ho stati già dei contatti a giugno, ad agosto, poi non si è potuto fare niente perché all'inizio comunque non aveva tutta questa volontà di cederlo la scorsa estate. Allora, vediamo se qui tra di noi ci arriviamo. Di Old Nub Cake scrive: fate parlare Panos. Panos ha la faringite, per questo non parla, perché è lì che ribolle. La faccia di Panos dice tutto. Non ho capito perché social media scrive così. Ma Panos, cos'è che non ti convince? No, 50 milioni adesso. Cioè, se abbiamo un budget di 50 milioni, io ci penserei un attimo prima di andare a 50 dritti su Turam. Perché è un grandissimo giocatore. Io sono d'accordo con Daniele che è un prospetto che difficilmente si trova nelle non big. Però stiamo parlando di un giocatore, adesso io la sparo, cioè è un prototipo di Anguissa, non è Camavinga. Camavinga è un giocatore che ha sia il lato, diciamo, di recupero palla, intensità, e il lato tecnico. Turam è più un giocatore all'Anguissa, cioè uno che sicuramente avercelo nel centrocampo della Juve, ragazzi, adesso non scrivete sotto, dice che è scarso, non è scarso. Però se io ho solo 50 milioni lì, prima di andarli a spendere per Kefren Turam, ci penso un attimo. Se ne ho 300, prendo Kefren Turam e poi prendo altri. Questo è il mio ragionamento. Quindi io andrei un attimo coi piedi di piombo, se sono 50 e se la Juve ha solo 50. Lorenzo? Beh, 50 è una cifra, insomma. Sono sempre gli affari contabili. Lo vuoi Kefren Turam o no? Ma io lo vorrei, certo che lo vorrei. Cioè, se l'unico cambio che abbiamo a centrocampo adesso è quello tra Miretti e Fagioli, aspettando che venga buttato dentro Nicolussi, insomma, qualcosa a centrocampo magari ci serve. Però, ecco, il problema dei 50 milioni, che non sono miei, quindi se la Juventus li vuole spendere, li spenda, perché Kefren Turam, è che nell'ottica dell'annata mi sembrerebbe un po' strano spendere una cifra del genere su un giocatore che ha quel profilo. In effetti io non conosco benissimo il calciatore, però da quel poco che lo conosco sono d'accordo con Panos. Cioè, buono, fisico, più recuperatore che costruttore, aggiungerebbe qualcosa a questo centrocampo, assolutamente, anche perché siamo corti anche numericamente. Però, non lo so, mi sembrerebbe un po' in controtendenza rispetto a tutto il resto del mercato che abbiamo fatto anche d'estate. Nicole? Allora, io sono una tifosa semplice, quindi lo prenderei, gli darei la maglia numero 8 della Juventus. Quella che manca. La 10, Nicola, la 10. Ah, giusto, ormai è libera anche la 10, effettivamente. Daniele, no, la libera. Daniele, secondo me serve un centrocampista di qualità, veramente. Sì, è vero che 50 è alta come spesa, però se ci qualifichiamo in Champions, insomma, la Juve deve anche ritornare a fare un po' di colpi, altrimenti staremmo sempre qui ad arrabattarci per la quarta posizione. Volevo Daniele, prima di salutarti e ringraziarti, chiederti, so che sei anche spesso in contatto con un po' l'orbita Pimenta, no? Su Pogba, visto da fuori questa vicenda, il percepito di un collega, non di un calciofilo, te lo chiedo da collega, il percepito da fuori è che la Juventus e il giocatore stiano lavorando di concerto, ci sia già una frattura, probabilmente insanabile. Cioè, tu come ce la racconti da giornalista, da fuori, questa vicenda Pogba-Juve in attesa del contronato? Ma guarda, tra Pogba e la Juve credo che non ci sia... Cioè, soprattutto da parte della Juve, credo, quello che si percepisce soprattutto anche da giornalisti che non seguono quotidianamente la Juve, ma che comunque la seguono nella vita redazionale, abbiamo tutti avuto un po' la sensazione, la percezione che comunque la Juve stia sopportando, ha sopportato Pogba negli ultimi mesi, non lo ha sicuramente né sopportato né, secondo me, voluto al 100%. Il francese, lo sappiamo tutti, ci ha messo sicuramente anche del suo, perché comunque all'interno della gestione di un atleta ci sono tante componenti e probabilmente qualche componente negli ultimi anni nella sua gestione non è stata, oltre la componente sfortuna che è imponderabile, però ci sono anche delle altre componenti che non sono state, secondo me, gestite nella maniera giusta, anche purtroppo con delle vicende personali che probabilmente lo hanno turbato. Cioè, tu cosa ti aspetti? Io mi aspetto che comunque, cioè, anche questo silenzio che c'è stato dalla Pimenta, che voi sapete bene essere un personaggio al quale piace la mediaticità, piace stare davanti, l'abbiamo visto anche con il caso Samardzic, ne è uscita
tra virgolette, anche forse vincitrice, non lo so, non mi interessa, però ne è uscita bene. E questo silenzio intorno alla situazione di Pogba mi lascia intendere, mi lascia percepire che comunque questo lavoro di concerto non c'è stato. Cioè, o Pogba ha sbagliato e la Juve, tra virgolette, non dico che l'abbia abbandonato, però l'abbia messo alla porta, ma sicuramente non c'è, non ho visto in questa situazione, in questo caso specifico, la pimenta che è comunque pronta a combattere come faceva Raiola, perché poi alla fine la pimenta è semplicemente quello che ha percepito, quello che ha studiato in tanti anni al fianco di Raiola, il modus operandi, lo stile, poi Nino era inimitabile, però molti si cercano di studiare, perché io ho sempre l'idea che o hai il talento o devi essere bravo a copiare quelli più bravi, nel senso a capire come strutturarti con un modello preciso. E questa sua poca mediaticità, questo silenzio assordato, mi puzza molto, e io credo che comunque ci sono state anche delle cattive voci, non voglio cadere nel gossip, nel pettegolezzo, perché comunque si parla sempre di qualcosa di privato che merita tutto il nostro rispetto. Però non mi è sembrato negli ultimi mesi, questa è stata, diciamo, la goccia che ha fatto un po' fatto sicuramente traboccare il vaso, e non mi è sembrato che ci sia, anche quando Pogba l'estate scorsa è andato in Arabia Saudita a vedere le strutture, non c'è stata la Juve che conosciamo noi, Giuntoli, può piacere o meno, ma Giuntoli è uno che ha due attributi grandi come la mia faccia in questo momento. Eppure Pogba, due giorni liberi, scappa. Ma perché secondo me lo considerano già, cioè non lo vedo dentro, è già fuori. È già fuori, e quindi più si è aggiunta questa vicenda, sulla quale ovviamente è anche poi difficile come Juventus intervenire in maniera, nutrire speranze nelle controanalisi o in una squalifica soft. Se Giuntoli non era appena arrivata la Juve, va a casa di Bonucci, ha problemi ad andare da Pogba e dirgli rimani a casa anche tu? Non credo. Quindi se questo ha fatto qua, ha abbassato forse probabilmente quella che era la strategia, però comunque porterà lo stesso al medesimo risultato. Io credo che Pogba abbia finito, insomma, la sua avventura in bianconero. Cioè, già a gennaio mi aspetto qualcosa, anche se sappiamo che ci sono delle difficoltà, si è fatto il nome di Højbjerg. Secondo me, se dovesse veramente andare sul mercato, io non credo che il Tottenham sia una società che apre alle cessioni in prestito tutto di un giocatore importante che non sta giocando, che non rientra più nell'undici titolare, ma non sono così convinto del regalo di Natale. Però se dovesse arrivare un regalo di Natale come Højbjerg, io fossi la Juventus, fossi il Milan, fossi una società di primo livello in Italia, andare a prendermi Højbjerg in prestito, tutta la Juve, da come la vedo io dal di fuori, per come gioca Allegri, Højbjerg sarebbe perfetto. Anche per come gioca Simeone, piace molto anche all'Atletico Madrid. Daniele, ti saluto, devi darmi una risposta secca, ti ringrazio. Il gol più bello di questa infrasettimanale, ti faccio scegliere tra Berardi, Samardžić e Milik. Samardžić, straordinario. Poi ho un debole per quel giocatore lì, per quelli che giocano con la suola, che iniziano l'azione con la suola, non lo so, può essere fino a se stesso, però a me mi provoca sempre una certa emozione. Quindi nessuno vota Milik. Come? Nessuno vota Milik. No. Vabbè, anche il gol di Berardi, comunque c'è, cioè, un gol alla Berardi è un gol che ha fatto esultare, diciamo, molti, molti italiani, non gli interisti, ma molti italiani, perché comunque effettivamente nessuno poteva immaginare due anni di fila la sconfitta a col Sassuolo. Il Sassuolo, quando gioca contro la Juve, l'Inter e il Milan, è Real. Cioè, soprattutto da quando c'è Dionisi, anche c'è prima ragione. Volta. Grazie. Fa due gol a partita a Milano, ogni volta che va a Milano fa almeno due gol, poi vince, perde, a noi cinque ne fa. Cinque l'anno scorso, cinque. Al Milan, sì. Umiliazione storica. Daniele Longo, calciomercato.com, grazie. Ciao ragazzi, grazie. Ciao Daniele. Grazie.